Oggi rispondo ad una domanda riguardo il fallimento delle diete e il conseguente yo-yo con il peso che avviene di conseguenza. La mia risposta potrebbe essere utile a chi è da tempo in lotta contro se stessa, senza sapere che forse potrebbe fare una cosa molto più semplice. Marisa mi dice: ormai ci rinuncio, le diete non fanno per me. Purtroppo non ho la costanza, dopo 2 o 3 settimane perdo 5 kg ma poi ne rimetto 7. Sono il dottore Manuel Mian, sono uno psicologo e psicoterapeuta ed esperto in comportamento alimentare. E ho visto e seguito migliaia di persone come Marisa in oltre 20 anni di pratica clinica, aiutandole a fare una cosa molto semplice: occuparsi del comportamento alimentare. Il primo errore di Marisa è quello di cambiare dieta ogni volta che non riesce a seguirne una. Il problema non è della dieta, ma nel suo atteggiamento, nel cosiddetto mindset. Non ci sarà dieta che funzionerà mai se avrai un atteggiamento di rinuncia alle prime difficoltà. Ma soprattutto, nessuna dieta funzionerà mai se tu non hai risolto il problema con l'alimentazione emotiva, con le abbuffate. Perché dico questo? Se la nostra amica Marisa perde 5 kg ma poi ne rimette 7 o più, probabilmente avrà episodi in cui perde il controllo con il cibo, oppure episodi in cui mangerà più carboidrati rispetto al fabbisogno proteico e anche di grassi, oppure non sarà in grado di frazionare l'alimentazione, oppure, peggio ancora, non si peserà mai e dopo un paio di mesi scoprirà che ha messo su, cioè aumentata, di 20 kg. Il consiglio che do a tutte le persone come Marisa è che se la dieta non funziona, non è un problema della dieta, non è colpa tua. Ti hanno insegnato ad andare dal nutrizionista. È un atteggiamento da modificare, abitudini da modificare, comportamenti con il cibo da modificare. E il comportamento con il cibo è materia dello psicologo esperto di comportamento alimentare. Quindi, sì, devi rimboccarti le maniche e lavorare verso un percorso che ti aiuti a modificare il tuo atteggiamento. Non solo verso la dieta, ma prima di tutto verso te stessa. Presto, da Manuel Mian.